Non si fermano normalmente alle strisce pedonali, però ti fanno passare quando per esempio tu hai il rosa. Assolutamente, però un po' è cambiato, dai, diciamo la verità, poco poco c'è è un po' più di mondezza adesso con me. No, non no, riusciamo ma... a toglierla, no. Nonostante il sindaco napoletano. No, no, ma arriva, adesso la speriamo, tolgo, speriamo. Proseguiamo, un tuo pregio? Molto paziente, anche se non sembra. Un tuo difetto? Perde la pazienza. Perde la pazienza. Quando la perdo non mi riconosco. Perdoni chi ti ha fatto del male? Assolutamente sì, ci metto un po' però perdono. Non mi piace portare rancore per troppo tempo. Cosa ti fa impazzire? Cosa ti dà fastidio? Ma a me mi fa impazzire, diciamo, lo sport in generale. Tanto lo sa già dove andiamo a finire, dove andiamo a parare. Quale sport? No, no, no. Non lo devi dire. No, non lo dico. Non lo no, dico. Io lo voglio sapere invece. No. Un bilancio di questi 16 anni? Bellissimi. Io ricordo i 377 comuni girati. Campania, perché non Campania. A Napoli? A Napoli perché non magari. No, a Napoli no, no che entra. Lo vedi? Non va. Parlavamo di questi 16 anni, cosa ti hanno dato umanamente e professionalmente? Moltissimo, moltissimo. Io penso che. Scusa, Che è successo? La regia ha fatto... non c'ho le lenti a scusa, contare. Vedere, la regia ha fatto il calcolo. Che? Ah, hanno fatto il calcolo. Guardate come l'hanno fatto in una carta igienica. Noi dovevamo leggerlo a distanza. No, fai vedere pure in camera. Scusa, sono 75.000 persone. Intervistate. Guardate i potenti mezzi di Sardegna 1. Beh, okay. No, però, insomma, fai l'ospite educato qua. No. Che fai? I migliorini l'avrebbero scritto con la mano sono... nella... Cosa ti hanno dato questi 16 anni umanamente e professionalmente? Allora, umanamente tantissimo, anche professionalmente. Tu li puoi capire bene perché vivi la condizione al contrario, sei lontano dalla tua terra natia. Io ho fatto il contrario. Una curiosità, come hai iniziato a fare questo mestiere? Per il televisivo o per... Televisivo, come ti... Televisivo in... Senti, io proseguo con qualche domanda che trovo qui. Sei innamorato in questo momento? Devi dire di sì, no, ma lo sei sicuro. C'è la moglie in prima fila, non è che può dire... Io ho due principesse lì, eccole là. Quella piccola che è mia moglie, quella non tanto più grande che mia moglie lo stesso. Due mogli. Sì, perché se mi hai tradito non ci interessa no, in questo no, momento. Ma poi guarda, te lo garantisco io lo conosco, non ha mai tradito. Grazie, Gennaro era, prima di fidanzarsi con lei, era già fedele, diceva io non vado con altre donne perché... Metti che trovo lei posso garantire che non già è già messo in cantina. Allora, io vi vedo molto complici, tornereste a lavorare insieme? Sì. Sicuramente sì. Cioè. Ma perché no, dai? Ma perché non facciamo una trasmissione noi tre? Potrebbe essere un buon inizio. Una da videolina per far condicio. Facciamo un giorno, una un giorno nell'altro, così non abbia nessuno. Potrebbe essere una cosa alternativa, si può provare. No, ma si potrebbe fare, io no. Senti, io mi sono perso un passaggio, tu sei dalla radio a Tele Setar, giusto? Sì. Telesetar Sardegna 1? Marco Di Stefano. Vale. No, pubblicità. Aspetta, non la mandiamo la pubblicità. Non la mandiamo. Cambiate su Videolina nel frattempo e vi guardate Videolina. No. Consigli per gli acquisti a Sardegna 1. No, è sleale. Non si può dire, sleale. Ha ragione, è sleale. No, rimanete lì. Cambiate canale. Se avete magari il 10. Al 10. E ora davanti agli occhi del maestro c'è Silvan, la gente che, questa musica ci introduce a cosa? Ma no, un momento. Sì. Bene. Per il coso. Anche tu. No, per il coso, per la magia. Vieni qui che sei. Oh. Mi posso mettere in mezzo? No, in mezzo, perché ci deve essere il ci fai una figurone, ci fai fare. Allora, come va lassù? Bene. Ma si sta bene, è temperatura un po' più fresca. Allora, se mi mette qualcuno anche però io. Però lei ha i tacchi. Solo per quello. Ma tu cosa mi fai? Mi fai alzare e poi ti siedi? No, vabbè, ormai è per non far sfigurare Gennaro. Oggi è la sua festa, 50 anni. Come festeggerai?